Sgarro, ritrovati nel mio canale, bentornati signori in un nuovissimo video vlog incredibile. Sono qua in ufficio e come ve leggete dal titolo sarà un video molto particolare perché per la prima volta nei miei social e dappertutto vi presenterò mia figlia Chiara, perché l'altro giorno ero live e un ragazzo, mentre parlavo di mia figlia appunto, un ragazzo mi fa: ma chi è Chiara? Io ho detto: minchia ragazzi, com'è possibile? Tutti conoscono Leo ma nessuno conosce Chiara. E io sono qua oggi nel mio ufficio, che tra l'altro è un po' che non faccio un tour del mio ufficio ragazzi, perché mi sono concentrato un po' troppo nelle streaming ultimamente. Io qua ho una signorina da presentarvi, che tra l'altro raga oggi è veramente qualcosa di incredibile. Chiara ha un anno e mezzo, è nata... Papà! Sì amore, arrivo. È nata il... quando è che sei nata amore? Ah. È nata il 28 maggio. Il 28 maggio, il tuo primo anno di luce hai fatto. Però io prima di... non vorrei presentarvela qua, ma ve la voglio presentare... questo posto qua ve lo voglio far vedere meglio dopo, anche perché è un po' improvvisato il video, quindi fa un po' caccare. Tanto c'è Leo, perché io adesso sono in ufficio perché la mamma è al lavoro e io sono in ufficio con i bambini. Vogliamo farci vedere, amore? Pronti? 3, 2, 1. Vi presento la mia uccellina. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Io sono Chiara. Sono così graziosa, è vero? Vuoi il ciupa ciupa? Sì. Vuoi il ciupa ciupa? Sì. Ma non puoi, amore, sei piccolina. Mi fai vedere le scarpine nuove? Me le fai vedere, amore? Come no? Come non me le fai vedere? Fai vedere le scarpine nuove? Wow! Come sono belle! Sei proprio una vera modella! Mi fai vedere, amore? Questi sono i miei capelli. Io sono uguale a Leo. E sono uguale alla mamma. Guarda che pistola. Vai, mo? Ma che pistolina che vuole ciupa ciupa? Sei piccolina per i ciupa ciupa? Sì. 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 Piccolina per i ciupa ciupa. Mentre qui ragazzi adesso vi faccio vedere che c'è un altro patatino. C'è un altro patatino. Ciao ragazzi. Ciao. Saluti i tuoi fan. Ciao. Ciao fan. Ciao fan. Sta giocando alla Play Leo. Con la sorellina che lo guarda. Adesso lui, adesso vi faccio vedere anche bene qua come è diventato tutto quanto ragazzi, perché qua ci ho streamato, solo che mi sono interrotto visto Chiara no, perché lei va a spegnere il computer al fratellino. Mettiti a sedere sul divano amore. Chiara, mettiti a sedere sul divano, vai, dai, da brava, su, brava. Non so se avete notato, non so se avete visto nel mio canale Twitch e anche qualche clip su TikTok che ho fatto il walkthrough del Let's Play di The Last of Us qui, su questo divano. Ok, che io adesso ho messo il green screen. Faccio il computer nuovo poi, computer che mi hanno inviato l'anno scorso, quelli delle NZXT. Lì c'è la PlayStation, qua ci ho messo un faro, qua c'è il monitor. Lì c'è un'altra Sony con l'obiettivo Tamron. Lo XLR. Tastiera, stream deck, microfono, altro schermo per la chat, divano, semplicemente questo è effettivamente quello che io ho fatto e quello che vorrei fare anche soprattutto per YouTube, visto che comunque è una zona molto fica ragazzi, che ho sfruttato davvero pochissimo, però dovrei continuare a risfruttarla. Il problema è che OBS quando ha fatto l'aggiornamento non ha ancora inserito un modo per collegare le due piattaforme, anche se mi piacerebbe, vi dico la verità, fare live con Leo che gioca e io parlo con voi. Sarebbe veramente fichissimo ragazzi, visto che comunque Leo non dà fastidio, gioca e noi parliamo. Io ora vi faccio vedere la mia postazione aggiornata qua al 2022, ben 2 anni dopo la sua nascita. Ecco, visto che ho visto il video di Murri e Giampi che mi hanno reactato lo studio e sono cambiato un po' di cose, soprattutto c'è il forno a microonde lì che non c'era prima e il frigo è qua e vabbè, qua ragazzi sono i miei pad, PlayStation, Xbox, PlayStation rosso viola, Xbox, XLR, tastiera per il PC da streaming, PC da stream con la chat, PC da streaming, PC da gaming, Stream Deck, poi qua ci metto la cam, ovviamente tutti questi cavi qua sono messi così perché ho tolto la cam e poi qua c'è un po' un angolo della sporcizia, ecco. Questa invece è la mia scritta LED, non so se ve la ricordate. Fantastica ragazzi, guardate, mi si è rotta una volta, mi si è bruciato un LED, perché vedete che qua è tutto il rilievo, qua c'è un vetro con tutto il rilievo, qua vedete,
Mi si era bruciato un LED qua, mi sembra che ha bruciato tutta la scritta e abbiamo cambiato in tempo zero. E qua invece effettivamente è tutto molto uguale, raga. Ah, ci ho messo quelli là dell'Elgato che non c'erano prima, i neon della Nanoleaf che comunque fanno ambiente. E vabbè, le luci sono spente, là adesso le accendo perché fa fico. Ok, you. Che cosa stai facendo? Stai giocando a GTA? Non va? Ma come fate a giocare a un gioco come GTA voi? Siete due pestiferi. Io non so minimamente se questo video è messo a fuoco o meno, ragazzi, perché questo è un mio obiettivo fisso. Vabbè, c'è fuoco automatico e tutto. Lo uso per streamare. Più che altro l'audio, spero che vada bene, perché non ci ho messo nulla come microfono. C'è direttamente quello della cam. Ci lavorerò su, ragazzi, mi dispiace. Comunque, domani, ragazzi, uscirà COD. Io ho veramente il pipo in mano. Volevo dirvi che dalle 9:30 più o meno in poi, anche forse le 9, vediamo come si mettono le situazioni, sarò in live sul mio canale Twitch, GabboDSQ, non è più Just Gab, è GabboDSQ, dove faremo assieme alle 2 di pomeriggio più o meno, assieme a Jack e Moon, delle bellissime sessioni sul multiplayer, ragazzi, non vedo l'ora, Modern Warfare 2. E vi dico la verità, sono anche molto intenzionato a portare un Rotto Commander vecchio stile, sarebbe fantastico, ragazzi, come ho anche già pensato, oltre a fare queste tipologie di vlog, a portarvi, oltre dopo il let's play di God of War Ragnarok, in tempi di magra, riproporvi su YouTube, perché non l'ho mai parlato su YouTube, un gioco vecchio poi, ormai sì, vecchio, però è un gioco che è uscito 2 anni fa, Cyberpunk 2077, su PC, 4K, tutto alla perfezione, l'hanno cambiato tantissimo. Non mi ricordo un cazzo della storia, quindi sarebbe carino, secondo me, riproporre un let's play. Come ne pare? Fatelo sapere nei commenti. Non so a livello di update queste statue come siete rimasti. Queste sono tutte le mie statuine di Rainbow. E queste qua di Dragon Ball che sono cadute adesso perché mia figlia ovviamente tocca tutto quanto. Niente, nessun altro aggiornamento. Vabbè, c'è questa scrivania qua. Ecco, anche questo angolo qua, ragazzi, mi piacerebbe un sacco sfruttarlo in qualche modo. Devo capire come però e che cosa fare. Un bello schermo là, far qualcosina anche lì. Boh, devo capire, raga, perché... Devo capire. Cosa è successo? Hai perso? Come mai hai perso, amore? Comunque, adesso io mi metto di fianco a Chiara. Che fai, guardi, fratellino? Guardi, fratellino, mi fai vedere le scarpine? Che non me le hai ancora fatte vedere. Wow, che belle che sono. Le manine dov'è che hai la bua? Dove? Qui? La mano? Sì. Lo facciamo? No. È dolcezza? Allora ti sei presentata, eh? Ogni tanto Chiara comparirà nei video. Questa è una cosa anche mia mentale per rendermi più libero di improvvisare vlog anche magari quando sono con loro, fare qualcosa, magari rispondere alle vostre domande, condividere dei momenti che passo con loro durante la giornata, visto che comunque sono abbastanza, soprattutto al mattino. Però negli altri social non ve la mostrerò, ragazzi, quindi solo YouTube, solo i miei video e basta, vero Chiara? Non ti ciucciare il dito, cretina. Allora proviamo a descriverla un po'. A livello caratteriale molto dolce, è sensibile, aiuta un sacco il fratellino, è molto sveglia, ragazzi. È molto permalosa, vuole fare tutto da sola. Da quando è piccola lei vuole sempre fare tutto da sola, vero amore? Papà! Cosa c'è? Oggi. Cosa? Secondo me sei bellissima, Chiara. Lo sai? No. Come no? Non sei bella? Sei bella o brutta? Brutta. Brutta, Chiara? No. Ma no, è bella, Chiara. Dammi un bacio. No. Come no? Perché no? Dio, che bel faccino. Eh? Eh? Cosa fai? Metti il ditino? Metti il ditino? Che c'è? Cioè, guarda cosa stai giocando, Leo. Non va bene che giochi a GTA. Vieni subito, metti quello parco pai, dai. Metti parco qua. No, parco qua no. Perché? Perché non vuole. Vuoi giocare a GTA? Leo, adesso te lo spegno proprio. Non è mai parco qua, mai. Domani? Fai vedere il tuo sorrisino, cretina. Beh, ragazzi, questo video finisce qua. Io, Chiara e Leo vi salutiamo. Fai ciao, Leo. Ciao, Leo. No, fai ciao ai fan, amore. Ciao, fan. Ci vediamo presto con un nuovo video. Mi raccomando, commentate ogni cosa che vi ho chiesto, ragazzi. Lo so che è complicato, ma sono 3 cose. Ok, sì, no, sì, no.
Molto semplice. Vi mando un bacione e ci vediamo questa sera in live. E probabilmente sono in live adesso e domattina sicuramente e in questi giorni. In live su Call of Duty. Ah, ultima cosa. Sabato sono a Lucca, Lucca Comics and Games. Sarò anche in live su Twitch su Call of Duty probabilmente. E farò anche una sessione di meet and greet. Se siete lì nei paraggi vi aspetto. Standy e Razer dovrebbe essere. Un bacione. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.